Ciao a tutti, bentornati in Flavia's Quick Picks. Oggi parleremo di una commedia che mi piace molto, Perfetti Sconosciuti. Perfetti Sconosciuti è un film del 2015 di Paolo Genovese. È una commedia dai risvolti drammatici, che mette al centro l'importanza del telefono e dei suoi segreti inconfessabili che nasconde. Qua dentro ci abbiamo messo tutto. Questo qua ormai è diventata la scatola nera della nostra vita. Ora è successo a loro, ma quante coppie si sfascerebbero se uno dei due guardasse il cellulare dell'altro? Perfetti Sconosciuti racconta la storia di una cena organizzata tra amici storici in occasione di un'eclissi lunare da guardare tutti insieme. I proprietari della casa sono una coppia apparentemente unita, Eva, una psicoanalista, e Rocco, un chirurgo estetico. Ok, allora facciamo un gioco. Mettiamo qua tutti i nostri cellulari. Gli invitati, invece, sono i novelli sposi Cosimo e Bianca. Ok, è facile innamorarsene, vecchio piano, biondina. E i coniugi Lele e Carlotta. Bella, bella, fatto tanto ridere. E infine c'è Peppe, un insegnante di educazione fisica, sovrappeso e disoccupato. Da sempre single, Peppe si è finalmente fidanzato con Lucilla, una ragazza che non è presente alla cena a causa dell'influenza. Non ve lo farò conoscere. Durante la cena, Eva propone un gioco. Ognuno dei commensali dovrà mettere il proprio cellulare in mezzo al tavolo e leggere tutti i messaggi ricevuti. Per non mostrare di avere qualcosa da nascondere, accettano tutti. Ognuno di loro, però, ha un segreto inconfessabile. Per colpa o grazie agli smartphone, tante saranno le verità che verranno fuori. Rocco è in analisi da uno psicoanalista all'insaputa della moglie Eva. Carlotta e Lele hanno altre relazioni virtuali e Carlotta vorrebbe trasferire la mamma di Lele, che attualmente vive a casa loro, in una casa di riposo. Bianca ha contatti con il suo ex e Cosimo nasconde due relazioni, una con la sua collega Marika e un'altra proprio con Eva. In più, gli uomini organizzano sempre partite di calcetto senza avvisare Peppe. In realtà, anche Peppe ha mentito. Il vero nome della sua fidanzata non è Lucilla, ma Lucio. Questa rivelazione scatenerà reazioni di stupore e di rabbia proprio dagli amici di Peppe. Veramente il frocio sono io. Perché quando lo dite voi scandite sempre il frocio, con due F, due R, una bella sci, eh? Ho detto bene? Le rivelazioni shock e i tradimenti che vengono fuori dal gioco dei telefonini creano una tensione sia all'interno del film che per chi lo guarda. Alla fine del film e della cena, Rocco ed Eva si trovano in camera da letto ed è proprio qui che scopriamo che il gioco in realtà non è mai avvenuto, grazie proprio a Rocco che ha insistito per evitare di farlo. Si scopre che sia una sorta di what if, cioè vediamo solo ciò che sarebbe potuto accadere. Rocco commenta la scelta di non aver voluto fare il gioco dicendo: siamo tutti frangibili, chi più chi meno. Rocco vuole dire che l'essere umano è frangibile. Frangibile significa facile a spezzarsi, proprio come l'uomo, che è facile a spezzarsi in modo irrimediabile senza potersi aggiustare. Accettare di fare quel gioco significava distruggere tutti gli equilibri nelle coppie, evitando perciò questa fine tragica in una serata apparentemente tranquilla. Tutte le coppie tornano a casa con il loro immenso castello di bugie. Questo film mi piace molto perché ha un risvolto riflessivo e reale. Avere dei segreti inconfessabili all'interno di una coppia o di un'amicizia non permette che queste relazioni siano vere e sincere. Ora una domanda per voi. Credete che possa esistere un'amicizia o un amore senza la sincerità? Commenta qui sotto dicendo cosa ne pensi e se ti è mai successo di avere dei segreti inconfessabili con una persona a te cara. Questo film non riguarda solo una situazione tipicamente italiana, ma riguarda tutto il mondo, in quanto viviamo in una generazione completamente tecnologica. A causa degli smartphone, molte volte nelle nostre relazioni crediamo di conoscere perfettamente la persona con cui stiamo, ma in realtà siamo dei perfetti sconosciuti.
Ed è anche a causa dei telefonini che si creano delle vite parallele a quelle reali, che apparentemente sembrano anche migliori. Alla commedia Perfetti Sconosciuti io do ben 5 peperoncini piccantissimi. Grazie per aver guardato questo video, se vi è piaciuto lasciate un like, alla prossima recensione, ciao!